Antonia Palma, eccoci qui, grande giurista di diritto romano, presidente anche del Conservatorio di Napoli. Ci accompagna in questa edizione 2018-2019 del premio, non solo come giurista, ma anche come appassionato d'arte, soprattutto di musica. Certamente sì, nel senso che la bellezza va coltivata e per coltivare la bellezza bisogna andare nei luoghi dove la bellezza c'è. E un salotto di questo tipo è sicuramente il luogo dell'amicizia da una parte e forse proprio per questo anche della bellezza, perché la bellezza non è un dato estetico, è un dato umano profondo e qui è come trovarsi a casa. I miei complimenti a te per questo, mia cara intervistatrice, perché sei riuscita a ricreare una grande città come Roma, che è il luogo della massima dispersione delle relazioni umane, questi momenti di ricomposizione bella e umana e amicale. Abbiamo iniziato con il romanzo del dottor Angelo Martinelli, questo romanzo che offre non solo uno spaccato sulla vita dell'avvocato, perché il protagonista oltre al pubblico ministero Massimo Angeli è anche l'avvocato Ianvilla Capranica. Com'è l'avvocato Ianvilla Capranica? L'avvocato Ianvilla Capranica è un napoletano vero. E ho detto prima durante la discussione che io mi riconosco perfettamente in lui con qualche differenza. Perché? Perché è in fuga, cerca, non trova mai, come tutti noi, e abbiamo dentro di noi un conflitto tra un'identità di origine e quella del nostro destino. E queste due identità nella nostra città non si compongono mai. Per cui la fuga verso è sempre un ritorno a. Questo mi unisce molto all'avvocato protagonista del romanzo. Professore, questo concorso letterario giuridico è un modo diverso di fare legalità. Il premio si chiama Il Ponte della Legalità, unisce tre terre, la Calabria, il Lazio e la Toscana, finisce poi a Pontremoli. Che cosa ne pensa di questo modo di fare cultura giuridica? Adesso si aggiungerà anche la Campania, l'Università Federico II di Napoli, si aggiungerà il Conservatorio San Pietro a Maiella, quindi l'espansione è in atto. È straordinariamente importante che gli uomini del diritto si occupino del diritto dal punto di vista del fine umano del diritto. E questo è il vero obiettivo di questi nostri incontri, per cui un grande merito a chi li ha pensati e promossi. Perché il diritto è fatto per l'uomo, per i suoi bisogni, e noi l'abbiamo trasformato in una tecnica, è una trasformazione antica che bisogna ovviamente preservare perché la tecnicalità è importante, e però quello che è decisivo è soddisfare una domanda che è di giustizia ma anche di ricomposizione dei bisogni. E io penso che questi luoghi servano a questo, ho detto prima, a trasformare i giuristi in esperti di umanità. Abbiamo bisogno di esperti di umanità. Le mie reminiscenze di diritto mi portano a pensare a Perlingeri, a questa teoria della ponderazione degli interessi. Qual è la qualità? Noi ospiteremo anche il suo libro in concorso, questo saggio sulla cittadinanza. Qual è l'identità dell'uomo di valore? Quali sono, secondo lei, le qualità che identificano un uomo di valore? Questa parola valore in latino è virtus. Quindi l'uomo di valore è chi ha la forza, virtus significa forza, di contrastare il destino perseguendo delle finalità umane. Ecco, questo per me è l'uomo di valore. Non è l'uomo di successo, anche l'uomo di successo, non è l'uomo potente, ma è l'uomo che esprime dei grandi valori personali e che sia disponibile per gli altri. In questo senso virtuoso, cioè forte. Forte per che cosa? Per dare solidarietà. Bene professore, allora buona forza per questa nuova edizione 2018 e ci ritroviamo a Napoli, oltre ad averla qui con noi a Roma. Grazie.